Cioè, tutti i video che registriamo all'inizio, cioè Cree che parla di droga. Dico, Cree, posso metterlo nel video? No, no, non Questo metterlo. è vero, questo è vero. Perché qua, anche se non registra adesso, in realtà. Cioè, anche, anche se non sembra, la allora sta registrando al no. computer, no? Quindi, tipo, gli stavo a raccontare l'ingover che abbiamo fatto la sera che è venuto quel tifo lì a casa nostra. Poi, sa so pure de, Sa so pure de, Le panna cotta al cappello mio adesso. Eh. No, davvero? Cazzo, è buono. È vero? Sì <ride> Yuki e tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo di nuovo vicino a Cristian. Grazie. Anche se sembra più tossico del solito, non ha ancora sì. fumato. Ogni giorno? No, 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 assolutamente no. Mi sono okay. pulito da tre ore. A parte questo, oggi ci porterà la sua deck profile di fumo aggiornata. aggiornata. Dove ha fatto primo posto al local. Penso a te, cioè, vabbè, non la diciamo. È una cosa per pietà. Cioè, aspettiamo un attimo che farò un result e il cappello lo comunicherà. Molto forte il mazzo comunque sia. Molto, molto forte. Sì. Però, per... primo posto al local. Ben non non è da considerare secondo me anche se ho battuto un cash un labyrinth un, un, un natura runic no non è vero consideriamolo invece <ride> perché pensandoci bene ho battuto tutti i mazzi da meta ho battuto despia um, runic natura labyrinth e cash più di così cash sto mazzo lo sperra letteralmente ci ho, ho, ho fatto i match contro sei <ride> però allora se vogliamo essere seri Se prima giocava statua Adesso è un'altra carta che gioca E porta su tutto il mazzo ah, Sì Non è serciabile Ma è potente uguale No è più forte Molto probabilmente Molto probabilmente è più forte Possi allora... giocare solo con la carta lì giocare solo quella E un mostro vento Arpia arpia <ride> Tipo arpista arpia Che torna in mano Le attiva poi rimbalzo uno Così non muore in battaglia Tutti i turni Così Ok, finché non fisco il mazzo guarda. Video come sono divertenti perché sono spontanei, sono veri. Non c'è il copione, non c'è il copione! Questo <ride> me lo gioco. <so>. Ovviamente prima di <ride> iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Car Game Corner, il mio sponsor. Un applauso. <ride> Costi? Ah, manca oggi. Perfetto. E con il codice sconto 2023 cappello potete ottenere il 10% di sconto su carte singole e prodotto sigillato. Anche il 15%. Inoltre, se dovete liberarvi di carte di yu Yugi, Magic, Pokémon, Dragon, Ball, One Piece, Force of Will e Digimon, trovate il link del mio Instagram qua sotto in descrizione e, e contattatemi. È una cosa importante. Sì, sì, interessante. Mandatemi le foto e se ne può parlare. Così Cree potrà tornare di nuovo e cercare negli scambi. Sì, 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 io faccio solo quello ormai praticamente. Guarda, oh, guardate, oggi è venuto. Doveva cercare tempo. Tre ore tipo per fare una cazzo di trappa o qualcosa. Che poi. Io non posso contestualizzarlo perché. Cioè, non si può contestualizzare. No. Secondo me non si rendono conto di quante carte c'ho Detto questo, ragazzi, io vi lascio a Christian che mi farà la lista. Ah, premessa, non c'è l'extra. Andatevelo a vedere nel sì, video. Le, sì, letteralmente l'extra non cambia letteralmente mai. Cioè, non cambia letteralmente mai. Cioè, cioè mio padre, sempre. Mio padre è sempre, mio padre. Kiki mio padre. Flanderisa subito una bella hit la Banned. Forse, forse. scusa Secondo, ho sentito, ho sentito un movimento nella forza. La Flandre ha subito, appunto, una bella hit dalla ed Infatti, ha perso quella che, secondo molti, anzi, secondo tutti, era la carta più forte del mazzo. Anzi, attualmente lo sarebbe ancora la carta più forte del mazzo. Si pensava fosse morto, quando in realtà il mazzo è comunque sia ancora abbastanza giocabile. Nel senso, non sarà più. Ora, un competitor fortissimo contro vari mazzi, ad esempio contro Despia si fa veramente, veramente tanta fatica. Anche se contro il resto non è che abbia poi perso chissà quanto. Cioè, semplicemente si cambia la giocabilità del mazzo. La giocabilità del mazzo. Se prima era combo costato a passo, adesso invece bisogna dare un po' più la testa, fondamentalmente. Quindi, Quindi faccio... Fai entra in, passo. in realtà sì. Cioè, faccio, faccio, vedere, faccio vedere il mazzo e spiego un attimo la teoria dietro. Vabbè, allora, fondamentalmente... Gli uccellini, strano a dirsi, sono cambiati in realtà. Perché, infatti, abbiamo aumentato il numero dei flander. Infatti, con questa lista, ti posso dire, capello, non ho mai e dico. Mai brickato Perché, se è vero, e guardo a tutti, se è vero che mi hanno tolto due statue, mi hanno anche tolto due brick. Gioco due tucani. I tucani servono per il semplice motivo che contro Cash, contro cui questo mazzo ha un matchup fortissimo. Perché fondamentalmente se Cash non ci cappa al primo turno, la partita va a grind. Se va a grind, vinciamo noi. Perché abbiamo il grind migliore del gioco. Addirittura migliore del suo. E certo, il problema nasce dal fatto che lui ci può bannare roba coperta. Tante carte coperte. Un po' lo stesso problema che avevamo con gli Shiz. Con Diablosis. Di conseguenza, usare il doppio eh, il doppio tucano è abbastanza utile. Utile per questo motivo, Stree sempre a 1. Purtroppo, Stree è il peggiore che ci sia di Flanderese. E il ratio delle, dei tributi non l'ho voluto cambiare perché mi ci sono trovato molto bene. Di conseguenza, volevo rimanere tale e quale. Quindi, gioco due Empen, un Ryza dire, cioè e, un è e un Aviano. E un Aviano, ha ragione. Una ragione il cappello di paglia. Si potrebbero giocare comunque doppio Ryza. L'Aviano, questo meta, va lasciato, ma per forza di cosa è lasciato perché è l'unica carta, letteralmente, contro Despia. Non possiamo fare quasi quasi nient'altro contro Despia. Infatti, non ricordo come ho vinto. Probabilmente per Shifter, molto Guardate shifter di e che appunto i mostri sono finiti. E Shifter non c'è. Assurdo. Assurdo. Shifter è di side, perché se il mazzo è vero che ha un buon matchup contro cash, contro cash, se Cash ti fa la combo che si mette, ti blocca tre zone nel turno suo, e poi altre due nel turno tuo. Tu con Shifter ti ci pulisci il culo e non c'è più, ci va più assolutamente niente. Quindi, abbiamo optato per altre carte. Quindi passiamo alle spell, che sono veramente un'infinità: che sono tre terreno forte, tre rapide forti e una continua forte. Non è vero. Allora, ho visto gente giocare due di questa, ma non mi fa impazzire. Cioè, nel senso, se, ne se ne potrebbe anche parlare. Però, la doppia di questa è briccosa. Cioè, nel senso, letteralmente. Ehm, non è una carta che, secondo me, va giocata in doppia copia. <ride> per il semplice motivo che con prosperity, duality, può essere searchabile. Di conseguenza, è forte per baitare ash. Letteralmente, per niente, nessun altro motivo è forte per baitare ash. Tutto il resto è abbastanza. Non si vede questa cosa. Questa cosa... No, no, <ride> si vede, vai, 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 fallo, fallo, fallo. Lascia, 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 lascia adesso. <ride> Grazie, un youtuber professionista. <ride> sì, veramente. E che si sono la roba Flander. Banalmente, questa cosa qui non è cambiata, anche perché l'unica cosa che si potrebbe alzare di rate è Wins. Non è che sia così tanto impattante. Poi. Il numero delle giare è calato a 6. Calato a 6 perché extrava è vero che rendeva il mazzo un pochetto più stabile, però comunque portava via slot di main al mazzo. E ne ha abbastanza pochi in realtà. Dico anche perché abbiamo dovuto abbondare pesantemente di carte cancrose per sopperire Alla mancanza de della statua. Come ad esempio, tre book of Eclipse contro Cash fortissimi. Ci vanno un pochetto. Torna a far male perché se ci settiamo. Per, per, per qualche motivo, Robina o aqui, Cioè, nel senso che se sono lì sulla board e ci tocca attivare Eclipse, non verranno banditi. Però vabbè, chi se ne frega. In questo, in questo mazzo, poi tra le altre cose, si studia un bel po'. Quindi anche tre Book of Moon, e per me sono le carte veramente più ci forti. A fare sta partita, eh. è vero, è che sono, è sono veramente la... forti queste sì. carte qua. Di conseguenza, non vedo perché non giocarle, Book ha anche una versatilità in questo mazzo, che come può essere usata appunto in maniera difensiva per pararsi i mostri dall'entrap, come Veiler, che nel gioca più nessuno in Perma che non gioca più nessuno no vabbè in perma forse sì e, è, è molto, molto forte in questo formato, da settare e sparare nel turno dell'oppo. Su mostro, magari un mostro giusto, però è veramente, veramente forte. Inoltre, terraforming per la quarta terreno. Adesso, veniamo alle trappole, che sono, secondo me, il comparto più importante del matto. Dal momento in cui la carta che serve a sopperire statue è lì dentro. E le persone più sveglie non già capite di che carta sto parlando. Evelyn è, è, è molto forte. Infatti, ne giochiamo tre. Sempre stesso motivo di Book. Fondamentalmente, Book of Eclipse ci salva dalla combo del Lock Zone di castira Per quanto, Evelyn, forte, si sì, rende. St stanno da, da qualche parte, non nel main. No, sono sempre lì. Eh. Adesso mi tira fuori le Evelyn, americane vede, Di americani. E vabbè, comunque stavo dicendo: Non è così forte contro Cash. Perché ah, se sono la tiriamo, tutte insieme, va bene, basta. Un sì, sono tutte e tre vede. insieme. Sono mh, bella, forte, molto forte. Questa. Sono, però non è mio. Stavo dicendo: Se la riusciamo a tirare contro Cash in battle, magari non gli fa. Così tanto male. Però comunque lo sente. E se per qualche strano motivo si va a lasciare la Shanghaira, come cazzo, si chiama. E, e quindi rimaniamo comunque bloccati con le zone. È anche vero che tutti i suoi mostri vuol dire che vanno via. Di conseguenza, noi con monorobina startiamo e ce ne sbattiamo le palle delle maggi trappole. cosa importante da dire: ci stiamo quasi scordando: è che la maggior parte dei castira adesso non fa più la combo lock. Quindi, comunque, questo mazzo la soffre ancora di meno. Ma cosa più importante è che castira adesso fanno la cosa più forte che possono fare. Ovvero a Rise turbo con lancia pribita settata. A noi lancia pribita. Ci, cioè, gli pisciamo in testa. Ryzeart che ci banna tutte le carte. Non ce ne frega niente. Anzi, fa addirittura un favore. L'unico problema è che ci banna rapido uno. Quindi magari potrebbe Bannarci da terreno. Ci fa male, sì, ma quanti meta abbiamo visto con mono Cioè con uno spacchino che potrebbe toglierci da terreno. Abbiamo, abbiamo giocato sotto a tier, Quindi penso che un, un mostro che banna uno rapido non sia il problema. La carta più forte del mazzo è quella qui. Adesso non è più shifter. O stato, ma è tempesta di piume dell'arpia. Questa qua la attiviamo a qualunque mazzo e il mazzo aperto. Se riusciamo a ciclarla, anche perché soprattutto ora la cosa forte del mazzo è fare. Trappola arpia, tirare Raiza Per rimettersi a trappola arpia in cima al mazzo e ripescarla. E Raiza di nuovo in mano, così che possiamo loopare tutti i turni. In questa cosa qui, e l'avversario letteralmente non gioca. E mono trappolina. Il main non è cambiato tantissimo se non per il fatto delle statue. Per l'aggiunta di Tukan. L'unica cosa che appunto è cambiata nel main sono le carte di supporto. Per giocare contro vari archetipi. Il mazzo, secondo me, comunque riesce ad essere, magari non T1, sicuramente non T1, però riesce a essere un anti-meta barra rogue molto, molto forte. Secondo me, anche perché devo dire che attivare questa in continuazione contro Tira, fa veramente, veramente. O anche contro altri mazzi. Come, tra, tranne d'Espia, questa tirata il loop perché tanto si tira una volta a turno. Diventa veramente forte Faccio vedere la side velocemente. Cappello, almeno si, si capisce il motivo di alcune cose. Di extra ci sono 12 carte a caso. Eh, L'usignolo ha Sembrato dei Ririrus. Zeus e Dunner Magician. Come sempre detto in ogni profile di Flander, l'extra ci può stare, ma è facoltativo, cioè nel senso. Certo, si possono mettere carte come Unicorn. Ah, sicuramente bisogna giocare la um, Goddess of from, from the Underworld, quella roba lì, per togliere i, le torri. Ma per il resto, mh, sapete pure voi, una carta va all'altra. Tanto non la tirerete mai. Tranne le quattro carte che ho nominato, non le tirerete mai. Decide. Giochiamo finalmente. Cappello sta carta, io me la voglio comprare Starlight. Giochiamo il gufo neve finalmente. Allora, Goofo neve, a differenza di Empel c'ha un effetto scarso. Nel senso che quando entra. Forte, bello lui, vero? Lui ci fa fare fino a tre normal quando entra, aggiuntive. Quindi a quel punto Possiamo letteralmente Tipo se abbiamo tre volte Ryza Possiamo tirarlo e, dato che non è once per turno Rimbalziamo una roba come sei carte Fortissimo E Fa piercing Quindi se per qualche strano motivo Ci facessero crooked cook Non perderemo lo stesso Ma cosa più importante Che questa è la, ver la, ver la vera motivazione È che lui È un book of eclipse rapido Cioè nel senso Banniamo carta da mano Un po' come Emperor quando attacca E lui banna Cioè copre Tutti i mostri evocati special Se non mi sbaglio Special in generale Evocati specialmente sì Li mette tutti quanti coperti in difesa Fortissimo contro cash Fortissimo contro sprite Fortissimo anche contro Despia. Perché alla fine, se riusciamo a tirarlo, Prima cioè quando lui finisce tutto, se riusciamo a tirarlo, gli settiamo la bore. Ci evitiamo di, di prendere battle. E lui rimane lì, soprattutto. Quindi veramente, sarebbe veramente, veramente forte. Anche se ce lo togliessero gli non cambierebbe un cazzo a quel punto. E altri mostri di side. Adesso arriva Sua Maestà Shifter. Shifter di side perché, appunto, contro Cash, che non è che lo soffriamo tantissimo. Non fa troppo. E fa male a Despia. Fa male a Despia, ma secondo me in maniera relativa. Cioè, non è che non può giocare sotto Shifter. Di conseguenza, forte, ma. Eh, fino alla certa. E ammazza tutti quanti gli, al gli altri log Veramente li fa secchi. Però, eh, secondo me, comunque, questo mazzo non ha bisogno di shift. Al momento, al momento, non ha bisogno di shifter di main. Cioè, non è più una win condition così tanto forte. Anche perché, letteralmente, contro tutto il resto del meta, è, è già stato bene il mazzo. Come al solito, 3 Dark ruler 3 cicloni cosmici. Uno spolverino. 3 Trap Trick per prendersi la trappola dell'arpia. Eh, ovviamente, e eh, una, una counter del, um, dei Flandri che la sto provando. E mi ha vinto una solo una, solo una partita. Però. Cioè fondamentalmente è difficile che la cerchiamo Quando partiamo Cioè questa qui la metto di solito quando vado prima, Se trovo per qualche strano motivo Brick E mi trovo um, Dreaming Town Allora aggiungo questa qui con E direi che possiamo finire qui Beh ragazzi il video è finito sì, Spero che questo video mi... Eh guarda Siete lì ah, Io so la mascotte E va bene ragazzi Il video finisce qua Spero come sempre vi sia piaciuto Fatemi sapere se volete il prossimo aggiornamento di Thunder ah. Adesso lo porterò in torneo qualche volta se, poi... se non ho più Runic Difficile. Con l'extra L'ho lasciato certo. senza parole Sì con l'extra La prossima volta con l'extra Giuro allora. Giu Monto l'extra la prossima gi volta Giuro Giu Giu monto l'extra Monto l'extra <ride> lo giuro Lo giuro monto l'extra Ragazzi sto a fa squat Mi stanno pesando le gambe A me le palle Ragazzi Sì, <ride> Quindi ragazzi state uniti. E noi ci rivediamo domani Sempre qua Con un nuovo video Davvero allora. fai un davvero uscire un video domani? Non credo Perfetto Ciao a tutti la Abbiamo la mentito via. Il shifter alla fine Non ho messo le mie <ride>